vabbè, ogni tanto festeggiamo anche noi, se no siamo sempre a commentare qualcosa che va storto. No, dobbiamo essere sinceri che la fortuna questa volta ci ha abbracciato e ci ha dato una grossa possibilità. Adesso sta a noi riabbracciare la fortuna, insomma, ridargli quello che ci ha dato. Sicuramente oggi, tolta la seconda parte del primo tempo e l'inizio del secondo, poi la squadra mi è piaciuta, aggressiva. Non ti nascondo che si giocava con un pochino di amarezza, perché io, come ho detto domenica scorsa, ci credevo e ci credevo fino all'ultimo secondo, perché può succedere sempre di tutto. Tante volte è successo a me al contrario di fallire un obiettivo per pochi secondi, e però visto che le ragazze, diciamo che in cuor loro un pochino di meno ci credevano, quindi magari anche qualche calo di intensità a un certo punto è stato dettato da questo. Poi qualche notizia che arrivava, che dal 4-0 iniziale del Breganze, 4-1, 4-2, è salito un po' di entusiasmo anche in campo e abbiamo fatto delle buone cose. Sono contento per Bennardo, che oggi, a prescindere dal gol, sta riprendendo un pochino la forma, anche Uwe, Jess, piano piano, dai, certo, piano piano, adesso noi tanto piano piano no. Tolto questo piccolo frangente dei due giorni di Natale, saremo di nuovo a lavorare, a preparare una gara difficilissima, affascinante, contro una delle squadre, secondo me, meglio attrezzate insieme alla Lazio di tutti e tre i gironi, quindi vabbè, un match che si ripete, diciamo che forse è un peccato, soprattutto per il Montesilvano, vederlo ad uno spareggio, perché credo che sia una compagine che avrebbe meritato sicuramente l'accesso diretto anche per lo spettacolo futuro. Però va bene, queste sono le dinamiche e gli incroci, quindi noi adesso siamo felicissimi di esserci entrati. Io da ieri che me lo sentivo, che agli ultimi minuti era così, però bene, sono felicissima, sono contenta, non lo so spiegare tanto la felicità che è, per continuare a difendere questa maglia, e adesso niente, continuiamo a fare quello più possibile, meglio, per portare questa squadra alla fine di tutto. Faremo possibile o impossibile da portare sempre questa squadra avanti, io sarò la prima che mi sposterò ancora di più a fare tutto possibile per portare alla fine di tutto. 4 mesi, mi sa, posso definire il 4 mesi che è meglio, ancora meglio sta per venire, però i 4 mesi che ho vissuto questa maglia sono stata contenta, via. E adesso niente, aspettiamo quello meglio che deve ancora tornare, e niente, faremo tutto quello possibile per arrivare alla fine.